Hai sentito parlare della IGTV, la Instagram TV? Dai, non dirmi che non ne hai ancora sentito parlare. Una delle grandissime novità di quest'estate 2018 è praticamente compreso nel pacchetto Instagram. Dopo le stories, le dirette, ecco che abbiamo la Instagram TV ed è un nuovo strumento in cui puoi caricare i tuoi video di viaggio, in cui tu puoi interagire con chi ti segue su Instagram. Però, essendo lo strumento nuovo, c'è veramente tanta confusione e si fanno tantissimi errori, compreso il sottoscritto. Ho quindi raccolto 10 consigli top per lanciare il tuo nuovo canale IGTV, il tuo nuovo canale nella televisione di Instagram, per caricare i tuoi video di viaggio, ma non solo, per qualsiasi argomento che ti piace e che vuoi trattare all'interno di questo nuovo incredibile strumento. Io sono Cristiano Guidetti di ViaggioVero.com e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti, ma anche sulla campanella che trovi lì a fianco. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare. E ora parliamo un po' di Instagram TV, la IGTV. Il primo consiglio, questo mi fa veramente male dirtelo, pensa in verticale, sì, pensa proprio in verticale, perché i video nella Instagram TV saranno solamente in verticale, quindi con il telefono verticale. Non pensare di voler far girare il telefono alla gente perché è una battaglia persa. E questo consiglio a me fa particolarmente male perché mesi fa ho registrato un video in cui ti consigliavo appunto come fare video di viaggio con lo smartphone e uno dei consigli era assolutamente di mettere in orizzontale sempre, sempre e ancora sempre il tuo smartphone. In questo caso siamo davanti a una rivoluzione e purtroppo, perché a me fanno veramente schifo, ti devo dire che per la IGTV devi pensare in verticale. Pensare in verticale vuol dire che se prima pensavi in 16 noni, quindi in orizzontale, sapevi che cosa ci potevi mettere dentro all'immagine, in questo caso con l'immagine verticale ci metterai veramente meno dettagli, per cui comincia a pensare l'immagine già in verticale per capire cosa vuoi far vedere e cosa no, perché le cose saranno molto molto meno rispetto all'immagine orizzontale. Consiglio numero 2, perché è un errore che vedo fare, è nata da poco, ma questo è un errore molto molto comune. Non è una diretta Instagram, non è nemmeno una storia, per cui pensa che cosa vuoi far vedere, pensa che cosa vuoi regalare, pensa qual è l'obiettivo del tuo video prima di registrarlo, anche perché quel video poi lo dovrai registrare successivamente, non è una cosa che viene registrata e caricata di default all'interno della piattaforma della IGTV di Instagram, per cui è un video che dovrai girare assolutamente col tuo smartphone, con la fotocamera del tuo smartphone e poi solo in un secondo momento lo caricherai sulla piattaforma di IGTV Instagram, per cui non è una cosa in diretta, non è una stories. Deve essere più curata e deve essere pensata in questo caso che qual è l'obiettivo, qual è la cosa che vuoi far vedere, che cosa vuoi regalare, il consiglio che vuoi dare. Consiglio numero 3, dovrai sistemare il video. La qualità del video dovrà essere più alta possibile. Mi dispiace, qui non stiamo parlando, come ti ho detto, di contenuti in diretta o storie. Mi raccomando, qui la qualità la fa da padrone, per cui il video andrà sistemato. Lo potrai sistemare con un programma di montaggio video direttamente da smartphone o tablet, ce ne sono tanti, sia per iOS che per Android. Lo potrai sistemare scaricando il video utilizzando il tuo programma preferito di montaggio che hai sul computer, da quelli gratuiti come iMovie o Windows Movie Maker, a quelli a pagamento come Adobe Premiere Pro o Final Cut Pro. È assolutamente uguale, l'importante è che tu sistemi il video, lo puoi tagliare, lo puoi montare, anche perché la durata non è più legata ai 15 secondi, ma puoi anche andare molto oltre. Si parla anche dell'ora, anche se alcuni account, la maggior parte degli account, sono settati come massimo a 15 minuti. Per cui mi raccomando, il video va montato, va sistemato perché la qualità è veramente importante. Consiglio numero 4. Proprio perché la qualità è importante, ti consiglio di utilizzare un treppiedi. Sia che tu registri con la fotocamera e in modalità portrait, in modalità ritratto, sia che tu utilizzi il telefono, lo smartphone o il tablet,
Nel mio caso, ad esempio, utilizzo lo smartphone, mi raccomando, usa un treppiedi. Io uso una cosa di questo tipo, un sistema di questo tipo. È un treppiedi comodissimo che ti ho già fatto vedere in un altro video come oggetto utilissimo della Manfrotto. Costa una ventina di euro ed è splendido. Lo utilizzo in mille situazioni, e a cui ho installato un supporto che in realtà sarebbe per tablet e quindi ci sta abbastanza largo lo smartphone. Il problema è che non ho ancora un supporto per smartphone che mi tenga lo smartphone in verticale, perché ce l'ho ma lo teneva in orizzontale. Quindi per ora utilizzo questo sistema in questo modo. Non è sicuramente molto stabile, ma fa la sua porca figura e andrebbe girato, perché come abbiamo parlato di qualità sarebbe meglio registrare con la fotocamera posteriore del telefono. In realtà io per ora sto registrando ancora con la fotocamera anteriore le prove, i test che sto facendo sulla GTV. Comunque la qualità è piuttosto alta, dipende dal telefono, ma io con un S8 Plus la qualità della fotocamera quella davanti è molto alta, per cui non c'è problemi. Però il consiglio sarebbe quello di utilizzare quella posteriore. L'unico problema in questo caso è che io, se girassi il telefono, poi non riesco a schiacciare i tasti, a schiacciare lo schermo per far partire il video, proprio perché questo supporto non è l'ideale. Sono in una situazione provvisoria, altrimenti il consiglio è quello di utilizzare una fotocamera in modalità ritratto, che è ancora meglio perché la qualità è ancora superiore. Il modello del treppiede te lo metto qui sotto in descrizione, l'ho preso da Amazon, è veramente con meno di 20 euro e te lo godrai tantissimo. Veniamo a qualche dettaglio tecnico. Il consiglio numero 5 è: quando stai caricando la tua trasmissione, decidi un titolo corto e accattivante che dovrai inserire, mi raccomando sia corto e ricco di parole chiave, mi raccomando, e una descrizione più ampia in cui venga descritto bene che cosa tratterà la tua trasmissione, il tuo filmato sulla IGTV. È importante quindi inserire sia il titolo che la descrizione. Consiglio numero 6: lui, quando stai caricando la tua trasmissione, ti darà uno screenshot del video come copertina. Io ti consiglio sempre di farne una parte di copertina, magari se riesci a farti una foto in verticale, oppure uno screenshot se è venuto bene, ma fallo come foto e poi magari modificalo con un piccolo programma di fotoritocco. È importante che la foto sia bella, sia chiara e non sia solo uno screenshot preso da un video. Consiglio numero 7, mi raccomando, una durata adeguata allo strumento e al contenuto che stai caricando e che vuoi caricare. Qui c'è l'errore forse più grande che viene fatto sulla IGTV in questo momento. Si fanno story, si fanno contenuti da 30 secondi, da 20 secondi, da 50 secondi. Non ha nessun senso creare contenuti di questo tipo. Registri un video da 30 secondi e poi lo carichi sulla IGTV. Ma che senso ha? Allora fai 3 story, 4 story, dividi quel contenuto in 3 o 4 stories e carica nelle stories. Non hai fatto nulla di nuovo. In questo caso devi dare valore, devi creare dei contenuti, non stai facendo qualcosa in diretta. Per cui sì a video superiori al minuto, sia video anche di 8-10 minuti se devi dire delle cose importanti. Mi raccomando, io dico che l'ideale in questo momento, qualche test che sto facendo, è stare sui 4-5 minuti, non di più. Però fino ai 4-5 minuti, secondo me, ottieni un buon risultato. Consiglio numero 8, lo ripeto ancora, non è YouTube, non sono Instagram Stories, non sono dirette Instagram. Cerca di inventarti un contenuto nuovo, non replicare gli stessi contenuti trasformati che pubblichi su altre piattaforme. Mi raccomando, questa è una piattaforma nuova, è una televisione, trasmissioni televisive. Devono essere un formato fresco, veloce, ma non copiato da altre o modificato per essere poi pubblicato sulla Instagram TV. Secondo me questo è importante. Consiglio numero 9, è un canale nuovo, è una risorsa nuova, è uno strumento nuovo. Studia il tuo pubblico e al di là delle vanity metrics, come si chiamano, cioè i numeri di vanità che sono le visualizzazioni e i commenti che risultano utili fino a un certo punto in questo caso, quello che in questo caso ti danno come insight ed è molto importante è la curva di presenza del tuo pubblico sul video stesso.
Se il video viene abbandonato dopo pochi secondi, è importante cambiare il format o capire perché questa cosa succede. Devi arrivare ad un risultato in cui le persone stanno più tempo, la percentuale cresce delle persone che stanno più tempo sul tuo video. E lascia stare per ora i commenti e lascia stare per ora le visualizzazioni. Mi raccomando, perché tanti poi lo guardano anche solo per curiosità, ma non ha nessun senso avere mille visualizzazioni e poi il 90%, il 95% delle persone abbandona il tuo video dopo 5 secondi e il tuo video dura 5 minuti. Consiglio numero 10, l'ultimo, fai teasing alla tua trasmissione. Avverti qualche giorno prima, qualche ora prima, su tutti i social che stai per andare in onda con un nuovo video, una nuova trasmissione sulla tua IGTV. L'ideale è farlo sulle Instagram Stories, l'ideale è farlo su Facebook, l'ideale è farlo su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Essendo una piattaforma nuova, serve ancora di più il teasing, serve ancora di più annunciare che ci sei, annunciare che stai per pubblicare. Spero di averti dato delle idee e averti aiutato un minimo su questa nuova piattaforma. Siamo in divenire, sto testando anch'io, ma spero di averti dato una mano e instradato sulla via giusta. Ti ricordo la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan. Se questo video ti è piaciuto, un pollice verso l'alto aiuta a crescere il canale. Siamo anche su Instagram con la chiocciola viaggiovero e ci sono le stories, c'è anche la IGTV oggetto di questo video. Mi raccomando, i commenti, se li vuoi fare, vuoi dare delle tue idee, sono qui sotto, e sempre qui sotto stai guardando la facciona sorridente di Viaggio Vero che ti serve per iscriverti al canale, ma ricorda anche di cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati su tutti i video che andiamo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.